Il mio intervento riguarderà l'importanza del contesto nella strutturazione appunto del linguaggio. Ovviamente il sistema linguistico è influenzato da numerosi fattori, il sistema cognitivo, quindi il bambino deve aver già acquisito determinate competenze a livello cognitivo per poter giungere al linguaggio, l'attenzione, la memoria, la percezione, la motivazione, ma tutti questi fattori in realtà sono soltanto dei prerequisiti, quindi se l'ambiente non sa fornire delle stimolazioni adeguate, ovviamente non si sviluppa adeguatamente il sistema linguistico. Da qui proprio l'importanza dei fattori affettivi, socio-relazionali e del contesto. D'altra parte, se il sistema linguistico non si sviluppa correttamente, ci saranno ripercussioni a livello cognitivo, ma anche a livello affettivo e socio-relazionale. Quindi proprio a riferimento al contesto possiamo dire che il linguaggio nasce all'interno di situazioni fortemente ritualizzate e contestualizzate, quindi può essere il momento della pappa, del bagnetto, del cambio del pannolino. La madre o il caregiver va ad attribuire un significato a un segnale che non è ancora simbolico del bambino, che poi ricomincia a produrlo intenzionalmente in maniera sempre più stabile e sempre più condivisibile. Quindi attraverso poi un processo di decontestualizzazione si arriva ad un linguaggio che è rappresentativo e simbolico, con la nascita appunto di significati condivisi. Quindi le comunicazioni si slegano dal contesto in cui erano nate e ovviamente si cominciano a formare questi nuovi significati condivisi. Da qui possiamo proprio parlare della centralità della parola. La parola, quindi la rappresentazione simbolica interna dei significati, si forma solo grazie a una maturazione di una rappresentazione attiva e di una rappresentazione iconica. La rappresentazione attiva utilizza come mezzo l'azione, la rappresentazione iconica la sensorialità, per cui l'integrazione di questi sistemi può portare proprio alla nascita delle parole. Quindi una parola deve evocare non solo l'azione, ma deve evocare anche l'immagine uditiva, visiva e tattile ad esse connesse. Proprio partendo da questi presupposti possiamo dire che gli obiettivi ovviamente della terapia sono proprio porre il bambino al centro dell'interazione, ricercare e partire dagli interessi del bambino, sapere essere altamente recettivi e sensibili a tutto quello che il bambino produce e sostenere il codice verbale con un supporto visivo e gestuale. Diciamo che il mio ambito di intervento è riferimento a bambini che manifestano un disturbo del linguaggio importante, quindi con un vocabolario recettivo ridotto di poche parole o anche proprio un'assenza del linguaggio per tanti anni, per cui l'ambito di intervento è appunto un ambito in riferimento proprio all'ambito lessicale e semantico, e poi vi parlerò di quello morfosintattico e narrativo. Qui sono proposti soltanto degli esempi di attività per quanto riguarda l'ambito lessicale e semantico. Scusa, ti interrompo solo un attimo per fare una specifica, che ci troviamo oltre il disturbo evolutivo del linguaggio come tipo di diagnosi e siamo in situazioni molto più complesse che possono essere di varia natura, comprendente anche delle diagnosi di disfasia. Questo scusa, è proprio importante, certo. Siccome facevamo Che ogni terapista deve appunto fare un uso intelligente del materiale, quindi lo deve adattare a ciascun bambino, deve variare la modalità di presentazione ogni volta, deve cercare di inventare sempre nuovi materiali, essere quindi fortemente creativi. Una prima attività che vi presento sono i giochi di ruolo. Vedremo dei bambini che giocano in una gelateria. Questo materiale è sempre realizzato insieme al bambino, quindi ricercati vari elementi colorati, e si vedrà appunto questo video in cui i bambini una volta sono gelatai, una volta sono clienti, e appunto lavorano sui turni, lavorano su un lessico specifico sia in comprensione che in produzione. Buongiorno Dani. Ciao. Allora, noi volevamo due coni. Io c'ho questo. Allora, un cono io e un ghiacciolo, vero? Allora, il cono lo voglio con fragola e pistacchio. E pistacchio. E pistacchio. Grazie. Quanto costa? Costa
Ce li ho, eccoli. Grazie. Grazie a te, buonissimo. Tu che prendi? Come si chiama quello che gli chiediamo? Coca-Cola. Un ghiacciolo alla Coca-Cola. Con sopra? Di solo quello, se sono finito tutti. Anche cosa? Cosa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. 7, 7. Oh, grazie mille. Una seconda attività proposta può essere appunto giochi di tombole figurate, di memory e di indovinelli, e vedremo proprio un'attività riguardante gli indovinelli. Vale, mi raccomando, Non so. Ok, ma non ti preoccupare, lo metto io il punto. Non so. Va bene? Non so. Ma tu non ti preoccupare, ti aiuto io. Allora, stavo dicendo, è un animale che vola. È colorato. Tutto. Devi guardare qui, è un animale che vola. Fallo. Inizia con fa. Fede. No. Beh, fede, no? E che sei un animale che vola? Che prossimo. Guardate, dove stanno gli animali, ragazzi? Dove stanno gli animali? Abbiamo detto. Oh, qual è l'animale che vola? Lì tutto colorato. Bravissimo! Come si chiama? Fa? Falla. Ok, punto a Jacopo. Vero? Metti la farfalla. Ok, eccolo qui, diavolo. Sei tranquillo. Aspetta, prossimo indovinello. È un gioco che serve per giocare sulla sabbia. Come si chiama? Il secchiello e la, questa è più facile, la. Paletta. Paletta. Una terza attività di cui parlerò è il vocabolario illustrato. Si tratta semplicemente o di un quadernone o di un raccoglitore ad anelli in cui vengono inserite diverse figure divise in categorie semantiche. Ovviamente è uno strumento che si va ad arricchire di volta in volta durante la terapia, quindi vengono inserite man mano nuove immagini proprio per essere utilizzate dallo stesso bambino anche come strumento di comunicazione. Quindi il bambino lo utilizza sia in terapia che fuori per esercitare le sue funzioni comunicative. Un'ultima attività sono le classificazioni e differenziazioni semantiche. Anche qui vedremo un video di una pesca in cui il bambino ed io in realtà peschiamo appunto delle figure e il bambino deve andare ad inserirle all'interno dei luoghi corretti. Vai, peschiamo! Pesca, che troviamo? Che cos'è quello? Un autobus, dove mettiamoci? Vai, te lo sistemiamo. Io lo metterei vicino alla scuola. Mettiamolo qua. Oh, perfetto. È fatto. Vicino al parco, sì. Vai, pesca. Abbiamo. Cos'è? La pizza rossa, bravissimo! E poi vediamo un po', abbiamo... Cos'è? Mucca! Dove la mettiamo? Nella fattoria, sì! Vediamo, cosa troviamo adesso? Anche qui il materiale era stato appunto realizzato insieme al bambino, lo stesso cartellone appunto della città.
Per quanto riguarda l'ambito morfosintattico, uno strumento ovviamente che si può utilizzare appunto la frase colore, il lavoro sulle parti del discorso, quindi attraverso l'utilizzo di figure, di luoghi, di oggetti, di soggetti, di azioni, ovviamente il bambino impara a costruire quelle che sono infinite frasi. Qui vedremo il video in cui la terapista sfrutta nell'occasione, diciamo, il bambino è arrivato a terapia dicendo che era innamorato di una compagnetta e quindi fa visualizzare la frase al bambino. Jacopo, mi devi dire prima l'ordine voglio vedere. No, allora, aspetta, tra questi tre. Aspetta, otto. Tra questi tre, Jacopo, qual è il primo? Tito. No, come si inizia la frase? Io. Io, dove stai io? Ok. Poi mettilo qua io. Vabbè, va. Aspetta. Adesso lo fai anche tu. Qua in colla. Colla. Qua. Qua. Qua, qua. Qua. Io. Poi. Io. Poi. Moi. Sì. Io. L'azione qual è? Io. Poi. Questo come si chiama? So? Io. Poi? Volo. Sono? Sono. Bravissimo. Tieni, Fede. Tanto mettilo in ordine pure tu. Io volo. Bene. Amore, mettilo in ordine. Io sono? L'ultima. L'ultima. Come sei oggi? Amore. Innamorato. Sì, amore. Sara. Di Sara? Sì, Sara. Per quanto riguarda l'ambito narrativo, ovviamente c'è il lavoro con le storie in sequenza, la rielaborazione orale di un brano ascoltato, il racconto di esperienze personali e vedremo il video appunto in cui la terapista lavora sulle storie in sequenza e quindi si lavora sulla comprensione di frasi anche complesse e sulla poi rielaborazione in realtà da parte del bambino della storia. Un ragazzo scarta un chewing gum, una gomma, dal suo involucro. E il papà? È un ragazzo, il papà, scarta una gomma dal suo involucro. Dove sta, Flavio? Ok, questa è la prima, dove la mettiamo? Qua. Dove la mettiamo? Bravissimo, scambia, dai. Qua. Ok, questa è la prima, abbiamo detto. La mastica volentieri a lungo. Ok, allora Matilde, qual era la prima abbiamo detto? Ok, la mastica a lungo. Flavio, dove sta il ragazzo che mastica la gomma? Lì la mastica? Guarda qua, ha fatto un pastrocchio. Oh, mettiamola per seconda, la mettiamo dopo la prima, Flavio. Dopo la prima, vai, mettila. Dopo la prima, dai, ok, comincia a gonfiare con energia una bolla gigante, comincia a fare una bolla gigante con la sua gomma, ok, dove la mettiamo Matilde? Ok, Flavio, dove sta la bolla gigante che forma? Va bene, ok, bravissimo. Alla fine però, abbiamo detto qua Flavia, no? Ok, alla fine però che succede? Gli scoppia in faccia la gomma e fa un disastro. Ok Flavio, visto che gli è scoppiata, dove la dobbiamo mettere l'ultima Matilde? E diciamo che poi il bambino prosegue andando a riraccontare la storia, diciamo che... la terapista sfrutta appunto l'argomento della storia per poi poter lavorare anche sulle prassie e quindi vedremo proprio un pezzetto. Ciao, finita per noi di avere una gomma gigantesca! Vai! Massica, massica, Fabio! Ok.
Diciamo, per concludere, i vissuti sia del terapista che poi del genitore. Ovviamente il terapista deve tollerare che gli obiettivi vengano raggiunti in tempi lunghi, perché si tratta appunto di terapie che non si risolvono in pochi mesi. C'è ovviamente la necessità di utilizzare del materiale semplice, perché molto spesso questi bambini hanno delle difficoltà attentive, quindi bisogna cercare di utilizzare del materiale che non sia troppo complesso dal punto di vista visivo. Ovviamente personalizzare il materiale del bambino il più possibile, accettare la ripetitività della terapia, quindi il dover riproporre ovviamente gli stessi concetti per più volte, per più sedute, da qui la creatività del terapista nell'andare sempre a proporre materiale nuovo al bambino, ovviamente, perché bisogna attivare la loro curiosità e quindi si può fare soltanto proponendo sempre nuovi giochi. E poi ovviamente confrontarsi con i genitori e gli insegnanti. Per quanto riguarda appunto i genitori, vive lo stesso vissuto di attesa delle prime parole come per il terapista, e il genitore deve essere poi aiutato a comprendere che l'utilizzo dell'immagine in terapia e fuori è ovviamente fondamentale per attivare la comunicazione del bambino, e che questo diciamo utilizzo nella maggior parte dei casi appunto è transitorio. Ovviamente bisogna aiutare i genitori a essere, a diciamo supportare il bambino nel quotidiano, e quindi a generalizzare quanto è stato appreso in terapia, e sostenere il genitore nella valorizzazione di tutti i canali comunicativi del bambino, siano essi la mimica, sia la gestualità, quindi un'importanza anche al canale non verbale. Ok, grazie.